Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, da dove vi parla Giuseppe Bisantis. È ripreso il campionato. Abbiamo seguito l'anticipo della squadra campione d'Italia, 6 titoli consecutivi, la Juventus, che ha avuto la meglio sul Cagliari per 3-0, e c'è stato il primo intervento del VAR con un rigore assegnato al Cagliari e poi fallito. Ma adesso va di scena la squadra che è ritenuta, almeno sulla carta, e siamo nel pieno del mese di agosto, la squadra appunto che potrebbe insidiare i bianconeri, ossia il Napoli, impegnato nel doppio confronto di Champions League mercoledì scorso al San Paolo, 2-0 al Nizza, martedì il ritorno, ma già chiamato a tenere il passo dei bianconeri con la sfida sul Verona, squadra neopromossa dopo un solo anno di Serie B. Quindi partita non facile, anche se Maurizio Sarri adotta un turnover. Grande novità per le radiocronache di anticipi e posticipi di Radio Rai, perché per le partite più importanti, anticipi e posticipi, praticamente per quasi tutti gli anticipi e i posticipi, avremo un commento tecnico di grandissima eccezione, e accanto a me in postazione saluto e ringrazio, è un amico di Radio Rai perché collabora da lunga data, ma adesso è qui accanto a me, Sergio Brio. Ciao. Grazie, Sergio. Grazie Giuseppe, buonasera a tutti i radioascoltatori, per me è un onore fare la radiocronaca con te, e quindi spero di essere all'altezza. Sicuramente. Grazie. Sì, poi altezza per quel che ti riguarda, visto che sei altissimo, e ricordo che ai tuoi tempi, quando insomma l'altezza media non era così elevata, tu eri sempre nell'almanacco, svettavi nell'almanacco e nelle foto dei giocatori eri sempre il più alto di tutti. Insigne prova a calciare il tiro da fuori, la parata di Nicolas, subito occasione da parte della formazione del Napoli con un tiro da posizione centrale con la parata di Nicolas, azione iniziata da Insigne ma pallone perso dalla Verona che prima recupera palla, poi la perde, pericolo, 3 contro 2, Caglion, conclusione debole, la parata di Nicolas, occasionissima per il Napoli, ma che errore di Dierto. Terzo calcio d'angolo a 0 in favore del Napoli, bandierina questa volta di sinistra, si incarica della battuta Caglion, si avvicina Ghoulam, vediamo se ci sarà ancora una volta la soluzione corta. Ghoulam è proprio vicinissimo al pallone, ma Caglion sembrerebbe intenzionato a metterla in aria dove ci sono 5 maglie azzurre, parte pallone che forse viene deviato dal vento e c'è un'autorete. C'è un'autorete e il Napoli si porta in vantaggio su calcio d'angolo, ancora uscita a farfalle di Nicolas, il tocco mi è sembrato di un difensore del Verona che adesso protestano per una spinta ai danni del portiere Nicolas, ma Fabbri ha segnato il gol al 31esimo minuto, mi sembra si sia trattato di un'autorete, e così Supra Yen fa autogol e il Napoli è in vantaggio. Beh, non si è trovata, si è trovata sui piedi, non se l'aspettava sull'uscita a vuoto di Nicolas, che ovviamente ha sbagliato totalmente nell'uscire dalla propria porta, e Supra Yen se l'è trovata sui piedi e gli è rimbalzata e ha fatto autogol. Sì, sfortunato, perché il pallone gli è rimbalzato lì. Non mi sembra che le proteste del Verona siano giustificate, perché non mi sembra che ci siano stati contatti. Non ha neanche protestato più di tanto il Verona, ci sono in primo momento, poi ovviamente più Nicolas verso l'arbitro, che molto probabilmente si lamenta per una spinta. Però ci aveva già fatto vedere qualche uscita non impeccabile Nicolas. Qui chissà, sto cercando anche di vedere le bandierine dell'angolo per vedere se questo vento che spazza la tribuna può influire in campo. Forse in campo l'arbitro sta aspettando qualcosa. Perché forse la VAR. La VAR. E forse la c'è VAR. Il ricorso la VAR. Alla VAR. Ha fatto il segno della VAR. Ma ripeto, non credo che ci siano parecchi problemi, a meno che Doveri e Chiffi dal pullman a regia non abbiano detto a Fabbri che c'è qualcosa. Non mi pare, perché il pallone viene messo in campo e si riprende. E quindi gol. Quindi sono stati velocissimi, Sergio. Beh, sicuramente sì. E allora, autorete di Supra Yen, il primo gol del Napoli, attacco mitraglia dell'anno scorso, e una sfortunata autorete. L'angolo era stato battuto da Caglion, forse prolungato dall'avvento. Nicolas ha mancato totalmente la presa. Palla che gli è rimbalzata sulla piede a Supra Yen ed è il vantaggio. Contropiede, Insigne, brucia Supra Yen, di prima il lancio, la conclusione, diagonale, raddoppio del Napoli, ha segnato Milik,
micidiale questo contropiede del Napoli. Da un'azione del Verona, Insigne prende palla nella sua metà campo, vede intelligentissimo l'inserimento di Milik. Migliore in campo Insigne, è un giocatore importante, un giocatore che è cresciuto, un giocatore che può dar fastidio a qualsiasi difensore in contropiede, è un giocatore che non lo prendi, è intelligentissimo perché non è andato per conto suo ma ha visto Milik da solo e l'ha servito benissimo, e Milik ovviamente, come dicevamo prima, davanti alla porta non sbaglia, bravissimo. Tra l'altro Lorenzo Insigne è un giocatore che fa della tecnica la foto migliore, non che sia velocissimo, però in questo caso tecnicamente, però Giuseppe ha una tecnica individuale incredibile, gli ha messo una palla al centimetro di esterno destro su Milik solamente con un difensore in difesa, però ovviamente il Verona dopo ovviamente un calcio di punizione così non poteva lasciare tutta scoperta la retroguardia perché c'è stato anche uno squilibrio incredibile. Eh sì, Suprayen che tra l'altro sarà infatti, almeno infatti 20 centimetri più alto di Insigne, però abbiamo visto proprio i passetti veloci. La prevenzione nelle ripartenze doveva attuarla. E intanto, beh, credo che questa è una cosa abbastanza comune quando gioca il Napoli. Il Napoli ha anche dei telecronisti e radiocronisti tifosi, quindi quando esultano, perché insomma fanno il loro lavoro, evidentemente i tifosi delle altre squadre non gradiscono, infatti c'è un po' di movimento qui in tribuna, però insomma tutto sembra nei confini della normalità. 1-2 micidiale del Napoli, 31esimo autogol di Suprayen, 38esimo Milik, c'è Verde che va alla conclusione, la parata di Reina che va a salvare sulla conclusione da parte del giocatore Verde. Ancora Napoli, ancora con Mertens che la mette splendidamente in aria, l'uscita di Amsic, la respinta, il tiro, la rete, e il Napoli va sul 3-0 con la conclusione di Ghoulam che mette il pallone in porta. Tutto nato da un tocco morbidissimo, sì, in area di rigore. Nicolas aveva parato, poi il gol di Ghoulam, non facile, bellissimo, e questo ovviamente chiude la partita sul 3-0. Difficilissimo adesso rimontare una squadra come il Napoli, vorrei rivedere il gol anche perché è fatto anche da una fattura molto molto precisa. Vediamo. C'è stata davvero una giocata di finissimo da parte di Insigne, ancora sì, lui che aveva messo Amsic in aria, anzi Mertens. Insigne che con un tocco delizioso che abbiamo sottolineato in diretta quasi come se prevedessimo il gol, che poi è arrivato, messo a segno da Ghoulam. È un giocatore che è migliorato tantissimo, Insigne è un giocatore che dà qualcosa in più a quest'attacco, a rapidità, a tecnica, e poi ovviamente vede anche la porta. Ripeto, grandi miglioramenti di questo giocatore che ha raggiunto la maturità. Giaccherini la mette dentro, va a vuoto Insigne, la mette dentro, salvataggio sulla linea da parte di Ferrari, questo sembrava il quarto gol per il Napoli. Buchel tiene il pallone, poi lo va a servire ancora per Ertò, ancora per Buchel che gira sempre sulla destra dove c'è Ferrari che batte lungo, il tentativo di intervento ancora da parte di Pazzini che rigore, riesce a uscire, rigore, si prende un rigore, lo hai visto prima dell'arbitro, altro che VAR, rigore. E c'è anche il rosso per Isai che era già ammonito, no, però mi sembra che ha dato il rosso diretto Sergio, sì, mi sembra di sì, anche l'azione, sì, però l'ultimo stupido, uomo gli ha messo, diciamo, proprio le mani addosso da ultimo uomo e l'arbitro se ne è accorto e Pazzini ovviamente è cascato giù. Eh sì, diciamo molto ingenuo, molto ingenua questa spinta perché insomma Bessa non era era nelle migliori condizioni per raggiungere il pallone. Si è inserito fra Isai e Kirikes e c'è l'espulsione di Sai, quindi Napoli che chiude in 10, mancano 8 minuti più il recupero e intanto è proprio Pazzini ovviamente che va sul pallone pronto a mettere la sua firma in questa prima giornata di campionato. Giampaolo Pazzini contro Pepe Reina, l'arbitro Fabbri ancora discute con il giocatore del Napoli che non si allontana, ecco Isai lascia il campo solo adesso, viene beccato dal pubblico, adesso dice qualcosa al suo team manager, anche al quarto uomo Rocchi che lo guarda male, quindi non credo che abbia detto cose gentilissime, credo che l'espulsione sia stata doppia ammonizione, anche se ho visto subito il rosso perché sì, lo ha sbilanciato, però non mi sembrava un'azione limpidissima.
tutto sembra pronto, porta la nostra sinistra, Giampaolo Pazzini partirà con il destro, Reina sulla linea di porta, finalmente tutto sembra pronto per la battuta, Pazzini la rincorsa, ancora Fabbri che invita i giocatori a non entrare in campo, il pubblico si spazientisce, parte Pazzini in rete e il Verona accorcia le distanze con il suo capitano Pazzini. Ripetiamo, non sappiamo le condizioni, è rigore, però vedi, quando hai un giocatore di questo livello, sicuramente Pazzini è importante, un giocatore di esperienza, è un giocatore che ovviamente poteva far comodo a un Verona dall'inizio, perché davanti il Verona è stato proprio nullo nella prima parte della partita. Ancora Pazzini e viene anticipato da Reina, calcio d'angolo. Tante disattenzioni anche dalla parte del Napoli, è calata la concentrazione, si credevano già che la partita fosse finita, invece questo gol un po' ha rianimato il Verona. Battuto l'angolo, testa sul fondo, pericoloso il Verona sul calcio d'angolo, questa volta era stato Reina a non uscire benissimo e Caceres, che è, come dicevi tu, è molto bravo nel gioco aereo, ha colpito pure bene, palla sul fondo, di poco, il gol, e lui è molto bravo nel gioco aereo. Fischi del pubblico, ma soprattutto fischi dell'arbitro, perché finisce la partita a Verona, il Napoli ha battuto il Verona per 3-1, il commento di Sergio Brio. Beh, sicuramente una partita facilissima per il Napoli, perché il Verona nel primo tempo non ha quasi mai giocato, cercando anche solamente di difendersi, però il Napoli sotto l'aspetto tecnico è stata una squadra che ha dettato i tempi in campo, giocando una buona partita, volendo far sempre la partita, cercando sempre il risultato, quindi il risultato secondo me è giusto. E allora il tabellino, prima di salutarvi, nel secondo anticipo della prima giornata del campionato di Serie A allo stadio Marco Antonio di Bentegodi di Verona, il Napoli ha battuto il Verona per 3-1, le reti nel primo tempo, 31esima, 8 reti di Suprajien sul calcio d'angolo di Caglione, raddoppio di Milik al 38esimo, nella ripresa il terzo gol del Napoli con Goulam al 16esimo, ha ridotto le distanze da poco in campo per il Verona Giampaolo Pazzini su calcio di rigore al 37esimo, in occasione del rigore per somma di ammonizioni è stato espulso Isai del Napoli. Napoli che dunque tiene il passo della Juventus e adesso si proietta sul ritorno di Champions League con il Nizza, bisognerà difendere il 2-0 ottenuto alla San Paolo mercoledì scorso, e saranno gironi di Champions League con tutto ciò che ne consegue. Ringraziano i tifosi quelli del Verona, ringraziano i tifosi quelli del Napoli, io ringrazio Sergio Brio per essere stato accanto a me in questa radiocronaca, lo saremo tante altre volte, me lo auguro, e io ricordo il risultato finale, Verona 1 Napoli 3, vi invito a rimanere sulle onde di Radio 1, Giuseppe Bisantis dal Bentegodi, ricordando ancora una volta il punteggio, il risultato Verona 1 Napoli 3, vi auguro un buon proseguimento di serata.